Roma c'è, il focus del giorno. 18 minuti, martedì 31 maggio, ancora buongiorno a tutti voi all'ascolto da Valentina Catoni e Marco Eremita. Siamo nello spazio di Roma, cioè dedicato appunto ai fatti della nostra bella città di Roma. Oggi però il nostro focus del giorno ha due gambe, due braccia, due occhi e a quanto pare un naso solo, questo è particolare, ma soprattutto è un amico, un nuovo compagno di viaggio che entrerà a far parte della squadra di Radio Yes, sarà qui da noi domani, aprirà proprio le danze, perché insomma aprirà il nostro palinsesto proprio nel vero senso della parola. Sarà un overture del nostro palinsesto. Esatto, ma guarda quanto sei sagace Eremita. Fantastico, ma facciamo spiegare tutto quanto a lui. Diamo il buongiorno a David Gramiccioli. Buongiorno, ciao Valentina, a Marco, a tutti. Buongiorno. Anche il naso è un naso importante. Un naso importante. C'è un naso grosso e storto, è importante. È molto importante. Buongiorno David. Come va? Ragazzi, dici. Bene. Dici tutto. Siamo pronti. Domani inizia questa straordinaria avventura sulle frequenze di Radio Yes. Un'avventura motivata Da propositi anche nuovi per certi versi. Sembra che la resa non sia più disposta a regalarci nuove sensazioni, cosa che smentisce appunto l'avventura che domani parte dalle 6 alle 8, poi dalle 9 alle 10 vi raggiungo in questo viaggio ideale straordinario. Domani dovrebbe essere con noi a darci anche l'augurio di buona avventura un ministro di questo governo, parleremo di Facebook, parleremo di tante cose e io in sede di ringraziamenti voi tutti gli amici, da Marcello Micci a Carlo Zampa, a Genio Nicodra, al direttore artistico Sagasta, colgo l'occasione per salutare il gruppo Garofalo e la dottoressa Maria Laura Garofalo, ma soprattutto colgo l'occasione per salutare te Marco, Giorgio, Mirko e quindi questa squadra di ragazzi che darà, sono convinto, anche un taglio nuovo all'informazione a Roma, sorprendendo in termini di innovazione quella che può essere anche una nuova idea di comunicare all'interno di una città che per caratteristiche storiche è l'osservatorio dell'universo. Assolutamente, a me però non mi hai salutato, eh? Ti faccio notare questo. Valentina, come no? C'è una velata polemica. Non potrei dimenticare. Io sono spudoratamente un suo tifoso, eccessiva, sbilanciatamente il suo tifoso, non dovrei mai. Dovrei ma non posso. Allora David, domani sarai qui con noi, aprirai con la tua overture il palinsesto di Radio Yes dalle 6 alle 8 come hai già ricordato, poi rimarrai ovviamente con noi, quindi insomma faremo un buon lavoro di squadra come abbiamo già preventivato e speriamo di farlo al meglio per tutti i nostri ascoltatori. Non so, diversi anni che tu sei ovviamente in un altro palinsesto, hai avuto tutta un'altra avventura, penso avrai già avuto modo di salutare quello che è il tuo pubblico, che speriamo comunque in realtà poi segua le nostre frequenze. Sì, beh voglio dire, poi i passaggi sono sempre accompagnati da un punto di vista dell'ascolto in termini fisiologici, una parte rimane, ma io sono convinto che non ci sarà più un aspetto personale, ma ci sarà il lavoro di questo gruppo straordinario. Quando mi dissero perché Radio Yes, dico perché in termini assoluti è la radio più nuova che c'è. Non ha ambizioni, ha progetti e all'interno dei progetti si lavora, mossi dalle ambizioni a volte si deriva, quindi mi sembra un passaggio fondamentale. C'è l'opportunità, ripeto, di raccontare Roma, di raccontare anche le pagine, i rivoli, gli affatti più nascosti di questa città e quando penso a Roma penso al suo valore assolutamente classico, universale, penso alla romanità. Un signore una ottantina di anni fa, venendo a Roma, e qualche romano gli faceva sentire il peso dell'essere forestiero, questi rispose: niente più facile di essere romano, perché niente è più universale della romanità. Ma noi la racconteremo partendo dal popolo, dai rioni, dalle botteghe, dai mestieri. Lo faremo, ripeto, lanciando questa scommessa che io sono convinto che vinceremo col supporto editoriale, strutturale e soprattutto con la forza di questo gruppo al quale già mi sento particolarmente legato. Oh, ne siamo contenti. Senti, tu arrivi proprio subito prima di un referendum molto importante. Decisivo, direi. Esatto. Visto senza svelare nulla, insomma, Anto, ne parleremo parecchio, domani comincerà la tua avventura qui, quindi sarà modo di snocciolarlo il discorso, però vuoi lanciare qualche bomba così in apertura, così in presentazione? Proprio davanti a me ho i contatti dei vari comitati che noi cercheremo di coinvolgeremo, perché quello del 12 e del 13 giugno è una tappa, due date fondamentali, perché si parla di referendum nella sostenibilità tra l'altro di questo strumento come uno strumento decisionale
esaltante per la democrazia e la libertà. Si vota a favore o contro il nucleare, a favore o contro la privatizzazione dell'acqua, a favore o contro il libero impedimento per il tecnicismo processuale nei confronti di tutte le persone le quali rispetto alla legge dovrebbero essere tutte equanimamente trattate. Due sono i quesiti dal punto di vista referendario che ci interessano grandemente, senza sottovalutare il terzo. Detto questo, Radio Yes darà grosso spazio a tutte quelle voci e quelle istanze che sono state incredibilmente mortificate e marginate da quelli che sono i canali cosiddetti dell'informazione istituzionale. È importante parlare di nucleare, è importante inserirci in questo contesto, schiudendoci ad un mondo che per estensione diventa sicuramente più largo. Partire dal nucleare e dire no al nucleare significa promuovere altre energie alternative, dire sì al nucleare può significare tante altre cose, così come per la privatizzazione dell'acqua, rispetto alla quale credo che il consenso sia assolutamente unanime, o almeno ce lo speriamo. Quello dell'acqua è un tema che noi introdurremo con chi già in passato scrisse un bellissimo libro, I predoni dell'acqua, sì. Ed è il direttore Giuseppe De Vita, ed è il vice direttore di Famiglia Cristiana. Quindi daremo voce poi alle varie associazioni, ma sono tanti i temi che noi sgraneremo nel corso di questa stagione radiofonica. Oh, perfetto, quindi cosa dire ai nostri ascoltatori? Semplicemente restate connessi, perché insomma da domani il palinsesto di Radio Yes si arricchisce ulteriormente. Domani mattina alle 6 partirà il tuo overture e noi ti stiamo tenendo in caldo lo studio e ti aspettiamo. Io vi ringrazio, e c'è anche un aspetto di assolutamente sentimentale, l'ho detto, tanti amici che ha letto Zampa, Angelo Nicotra, e non ultimo ma primo, anche perché è stato, non ho mai fatto mistero di questo, un maestro di riferimento del mestiere. Che bello, emozionante, c'è anche questo aspetto estremamente romantico. Verrò per la prima volta, professionalmente parlando, prima in termini di palinsesto, quindi cronologico, del maestro Marcello Micci, che saluto con grande affetto. E che non è poco, ti aspetta anche lui ovviamente. Davide, noi ti auguriamo una buona giornata. Grazie, e ti aspettiamo qui domani. Viva, viva, viva Radio Yes, buona giornata, Vale e Marco a tutti, ciao. A buona domani. Giornata a te, a David Gramiccioli.